nei poemi omerici un aspetto interessante sul quale talvolta si è portata l'attenzione, che merita di essere discusso criticamente. Nei testi omerici gli dèi sono invidiosi rispetto ai mortali, segnatamente rispetto agli eroi della Grecia. Per quale ragione una divinità che è immortale, in peritura, che gode della beatitudine olimpica, dovrebbe provare invidia verso gli uomini che sono invece mortali, o i brotoi li chiamavano i greci, i mortali, a sottolinearne il codice finito, la mortalità come cifra essenziale di un ente, l'essere umano che ha inscritta nella propria natura la finitudine, quindi la mortalità, il segmento limitato di esistenza che gli è concessa. Per quali ragioni dunque gli dèi dovrebbero essere invidiosi? Platone nella Repubblica, come sappiamo, mette al bando i poeti e segnatamente Omero proprio in ragione del fatto che tratteggiano i divini con fattezze umane, troppo umane, attribuendo ai divini stessi delle caratteristiche che sono proprie della bassezza umana, come l'invidia, appunto. E nondimeno vi è un aspetto interessante in questa invidia attribuita agli dèi da Omero come esponente dell'intero spirito ellenico. I poemi omerici, più che da Omero, si dice spesso, sono stati scritti dal popolo greco nella sua interezza. Gli dèi sono invidiosi rispetto ai mortali proprio in ragione del fatto che solo i mortali sono finiti e solo i mortali dunque possono attribuire un senso pieno al loro esistere. L'esistenza, dirà molto tempo dopo Omero Heidegger in Essere e Tempo 1927, si caratterizza per una progettualità gettata, geworfenheit, ossia l'essere gettati nel mondo, che è anche un Entwurf, un progetto, un essere gettati in avanti. L'uomo, cioè, come ente finito, è quello che esiste, che sporge in avanti rispetto a sé, progettando la propria esistenza entro i perimetri finiti della propria finitudine, potremmo dir così. L'uomo può dare un senso al proprio esistere proprio in ragione del fatto che esso esistere si dà nei limiti finiti di uno spazio delimitato. Il senso della nostra esistenza si acquista dunque mediante il rapporto con la morte come fine di tutte le cose. L'uomo esiste per la morte nella misura in cui solo nella morte, come propria possibilità più autentica, può dare un senso specifico alla propria esistenza finita. Gli immortali, i divini, gli olimpici invece, proprio perché non conoscono la morte, non possono dare un senso compiuto alla loro esistenza, che resta per così dire svuotata di senso e di fondamento. Ed è per questo io credo che nei poemi omerici i divini provano invidia verso gli umani. Solo gli umani riescono a conferire un senso compiuto al loro esistere, proprio perché solo gli umani possono confrontarsi progettualmente con la morte e attribuire un pieno senso al loro essere nel mondo, rapportandosi con la fine di tutte le cose come loro possibilità più propria. La morte è sempre la mia morte, non si muore. È l'epoca della inautenticità contemporanea che si sottrae rispetto alla mortalità come fenomeno insostituibile dell'individuo e preferisce la forma omologata del si muore, che annulla la possibilità più propria e costringe a un'esistenza inautentica. L'uomo in realtà vive la morte come propria possibilità più specifica ed è solo in relazione con la morte che può dare un senso pieno e compiuto alla propria esistenza. Ed è questa la cifra dell'essere umano, il solo che sia consapevole della propria mortalità. Ciò di cui mancano i divini, come dicevo poc'anzi, ciò di cui mancano gli animali, che in questo senso aveva ragione Heidegger, sono poveri di mondo proprio perché mancano di un rapporto coscienziale e progettuale con la loro morte. Solo l'uomo sa di dover morire e solo l'uomo può, in relazione a questa mortalità necessaria, attribuire senso compiuto al proprio esistere, progettandosi e agendo negli spazi finiti della propria vita, che è un correre alla morte, come diceva il poeta, e che proprio in vista di questo correre alla morte acquista un senso compiuto che altrimenti non avrebbe.